poche chiacchiere, ragazzi. Quando cerchi una ricetta, solo una formula è perfetta. Se vuoi vivere con gusto, due cuori, una cappa è il posto giusto. Ciao e benvenuti qui nella nostra cucina carnevalesca di Natale, sì, no di Natale, sì, virtuale, di reale, insomma. Festiva. Brava. Oggi cosa Oggi facciamo? Oggi prepariamo le chiacchiere, ma senza impastare, senza sporcare, in 3 minuti chiacchiere croccanti e fragranti pronte da gustare. Sono le chiacchiere di Balanzone che soddisfano ogni umone. Allora spostiamoci di là e andiamo a vedere questa chiacchiera veloce veloce come si fa. Ed eccoci pronti con gli ingredienti facili facili per le chiacchiere di Balanzone. E allora, delle piadine, io uso queste in olio, fatte con olio extravergine di oliva, 1 litro di olio di semi, io ce l'ho qui di girasole ma potete usarlo anche di mais, e dello zucchero. Sono delle chiacchiere facilissime da fare. Cominciamo subito. Come prima cosa, in una bella pentola a sponde alte in acciaio versiamo 1 litro d'olio. Ok, e metto sul fuoco a riscaldare. Nel frattempo preparo le mie chiacchiere con una rotella per le pizze. Non faccio altro che tagliare a strisce le piedine che tuttora sono sovrapposte l'una all'altra. Poi le separo una per una. E dopo averle separate una dall'altra, pratico un taglio al centro, quindi le rendo dritte e pratico il taglio. Non appena l'olio è a temperatura, buttiamo dentro, voilà, le nostre frappe, o meglio dire le nostre piadine fatte a pezzetti, e lasciamole ben bene incastagnare. Con i rebbi della forchetta sentirete che mano a mano vanno indurendosi, quindi giratele un po' nell'olio e quando si indorano tiratele fuori. Mettiamole sulla carta assorbente. Questo è il grado di cottura che io preferisco. Vedete che sono diventate rigide, non si piegano più? Però voi naturalmente, se le preferite più scure, fatele andare un altro pochino. Ed eccole qui le nostre belle chiacchiere pronte per essere tuffate in una valanga di zucchero. E allora prendiamole e, come facciamo con le chiacchiere normali, rigiriamole ben bene. Io prendo qua la scodella che dovrà accoglierle e le metto poi pronte per essere servite. La cosa bella delle piadine è che molte sfogliano, vedete, quindi o ve ne vengono 2 più sottili oppure lo zucchero si insinua anche dentro ed è una goduria per il palato. Provate questa ricetta, vedrete che non perderete più tempo a fare l'impasto, vengono troppo buone e super facili. Ed ecco qui, la magia del carnevale è servita sulle vostre tavole. In 2 minuti ecco è pronte le chiacchiere più buone del web. Facilissime da fare, arriva un'amica all'ultimo minuto, i bambini non sapete cosa dargli per merenda? Eccole qui le chiacchiere più buone del web, le chiacchiere del dottor Balanzone. E allora provatele e vedrete che sono una canzone. Ma adesso, prima di lasciarvi, prova croccantezza. Wow, e prova assaggio, guardate cosa sono. Dovete provarle per forza. Ci vediamo dopo le foto, ciao!
visto com'è semplice fare queste chiacchiere. Allora prendete una piadina, mettetegli dentro il prosciutto, lo squacquerone e friggete tutto. No, no, è un uso diverso, è fighissimo delle piadine. Ragazzi, finalmente abbiamo chiacchiere senza dover impiastricciare tutta una cucina. In 2 minuti si friggono, si zuccherano e sono buonissime, buonissime. Quindi provatele, guardate queste chiacchiere furbissime e fatemi sapere cosa ne pensate. Aspetto tutti i vostri commenti qui giù. Noi ci vediamo sempre qui a Pasqua. No, magari un po' prima, ma sempre qui sulle vostre tavole. Ciao, ciao, e fate poche chiacchiere.